Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Moboni al consueto appuntamento settimanale con Sport Ador TV. Sport Ador TV, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata al turismo e agli sport all'aria aperta. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi estivi ed invernali che parlano di mare e di montagna, sulle migliori TV private italiane e su diverse TV nazionali. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive sul sito sportador.tv. In questa puntata parliamo della 17ª edizione della Caspolada, la corsa con le racchette da neve, le famose caspole, al chiaro di luna. Siamo una bellissima vezza d'olio in alta Val Camonica, al confine con l'Adamelloschi, questo importante comprensorio sciistico che parte da qui Vezza d'Olio, Temù, Pontinio, Tonale e arriva fino a Vermiglio, l'alta Val di Sole. Questo evento, 17ª edizione, parte proprio qui dalla famosa piazza 4 luglio 1866, in ricordo di una battaglia che i garibaldini appunto combatterono contro gli austriaci. Vi ricordo, il Tonale era Austria, di là c'erano gli Asburgo. Questo è il cuore di questo ridente paesino che è diventato famoso in tutta Italia e anche nel mondo per questa manifestazione. Lo ricordo, la corsa con le caspe, 17ª edizione, l'anno scorso campionato mondiale che vi abbiamo raccontato, quest'anno un nuovo percorso, ben 2500 iscritti, record sicuramente il più importante in Italia come numero di partecipanti per chi ama la corsa con le ciaspole appunto sulla neve. Poi grande raduno dei gemelli, non il segno zodiacale ma proprio di gemelli che si sono ritrovati qui proprio per disputare questo grande evento. Insomma, ci aspetta una bellissima puntata, 17ª edizione della Caspolada. Si sta animando la piazza 4 luglio 1866 qui a Vezza d'Olio, stanno arrivando gli ultimi last minute, gli ultimi iscritti, un grande evento. Ne parliamo con il presidente del comitato organizzatore Diego Occhi, che ha raccolto l'eredità di Sandro Occhi, suo padre, che inventò questa manifestazione 17 anni fa. Grande novità Diego, 17ª edizione, grande nevicata, tanti iscritti last minute, hai passato i 2500, un grande numero. Sì, anche quest'anno siamo riusciti a raggiungere dei numeri entusiasmanti, perché portare ancora a Vezza d'Olio 2500 persone ci riempie di gioia. Sì, quest'anno abbiamo cambiato il percorso, siamo ritornati in Val Grande. In Val Grande era da tanti anni che non entravamo più con la nostra manifestazione e quest'anno siamo andati a riscoprirla. È un percorso sicuramente più impegnativo di quello che abbiamo svolto negli ultimi anni, però speriamo che sia piacevole e che i nostri concorrenti rimangano contenti. Una manifestazione baciata alla fortuna, una grande nevicata proprio il giorno prima della gara. Questo è anche la fortuna, aiuta gli audaci, e voi di audaci ne avete tanta. Sì, ieri pomeriggio ha fatto una bella nevicatina che ha rimbiancato il paesaggio per portarlo in una condizione più bella. Abbiamo sentito Diego Occhi, presidente del comitato organizzatore, il fratello Mauro Occhi invece è il direttore di gara, una nuova forma di percorso. Siamo proprio nel cuore del parco dello Stelvio, questo parco istituito, pensate, nel lontano 1935, è il più vecchio d'Italia, sicuramente forse d'Europa, veramente un'eccellenza, ben 10 km, si arriva quasi a 2000 metri di altitudine. Parliamo con il direttore di gara Mauro Occhi, fratello di Diego. Grande novità, abbiamo detto, il percorso, Mauro. Sì, quest'anno il percorso abbiamo deciso di salire in Val Grande, nelle piane di Giussà, da lì si sale verso Pil, fino a Neola, fino su all'agriturismo. Da lì si riscende verso l'acqua calda e giù ancora fino a Vezza d'Olio. Ecco, la Val Grande è famosa perché siamo dentro il parco dello Stelvio, siamo sotto al Mortirolo, il Gavia, tra l'Aprica, davanti alla Damela, insomma le montagne più belle delle nostre Alpi. Sì, siamo nel parco dello Stelvio, un parco bellissimo, pieno di animali selvatici, pieno di cervi e animali. Proprio... Ecco, tu ci lavori, quindi veramente c'è una flora, una fauna unica in Europa e in Italia. Sì, il parco è pieno di animali di ogni tipo, è veramente un posto veramente fantastico. In effetti, da quando avete cambiato il percorso c'è stato il boom di iscrizioni, ben 2500, con un inverno difficile, con non tantissima neve. Eh sì, da quando abbiamo cambiato il percorso per vari motivi, perché nelle piane non si poteva così, da quel momento lì c'è stato proprio il boom delle iscrizioni, perché logicamente dal punto di vista paesaggistico è molto più bello.
Bellissimo il percorso di questa Caspolada, 17esima edizione. Siamo con il dottor Meinardi, che è il direttore del Parco dello Stelvio. Per la prima volta, direttore, si entra nel parco. 1935, uno dei più vecchi d'Italia, se non d'Europa. Un grande momento per chi ama la natura e per chi vive la natura. Sì, questo è un modo nuovo per essere nel parco. Siamo contenti di entrare nel parco da Vezzadoglio. La Val Grande è una valle molto bella, poco conosciuta, ma dove c'è tutto il parco, dai cervi alle marmotte, alla gente stessa che ci vive, e vogliamo portare un nuovo modo di vivere il parco, un parco che non sia più vincolo ma opportunità. E questa sicuramente oggi, questa festa, permette di capire che si può fare delle attività ambientalmente compatibili ma belle e utili per il territorio. Quanto è grande questo parco? 600 km quadrati, 1300 complessivamente, col Parco Nazionale Svizzero, il Parco della Lamella e il Parco della Lamello 30, diventano 300 km quadrati, l'area più grossa all'interno delle Alpi. Si apre adesso per l'inverno, ma soprattutto sarà godibile anche d'estate. Assolutamente, l'estate diventa un punto fondamentale per il parco, soprattutto perché da quest'estate ci sarà la possibilità di venire al parco con le biciclette elettriche, per cui chiunque potrà accedere e salire nelle valli senza faticare e poter vedere tutte le bellezze del parco. La Caspolada richiama tanti sponsor, tanti enti del territorio, la Val Camorica in provincia di Brescia. Qui veramente siamo nel cuore di questo importante territorio turistico, al cospetto delle montagne più belle delle nostre Alpi, l'Adamello da una parte, poi di qua al Mortirolo, l'Aprica, il Passo Gavia, per arrivare allo Stelvio, parco naturale da lontano 1935. Anche noi di Sport Odor TV siamo media parte di questo grande evento. Grande novità quest'anno qui a Vezzadolo, 17esima edizione della Caspolada, il raduno dei gemelli, non il segno zodiacale come il sottoscritto, ma le gemelli di nome e di fatto, le più belle d'Italia sono loro. Laura e Silvia Squizzato, gemelli, è una vostra idea? Eh sì, gemelle da sempre, noi siamo abituati a essere il riferimento un po' nel mondo dei gemelli, abbiamo scritto anche un libro, Doppia Vita, andiamo ai raduni estivi, allora abbiamo detto perché non fare un raduno invernale proprio durante la Caspolada che amiamo tanto. Ecco, voi siete del territorio, avete la casa qui, vivete a Roma, lavorate con la RAI, però le vostre radici sono qua. Sì, sono proprio qua perché veniamo in vacanza da tantissimi anni, la vacanza di famiglia è sempre stata a Vezzadoglio, siamo di Brescia, anche se per la RAI lavoriamo a Roma. Ecco, da buon gemello dobbiamo dare la parola anche alla... io non so come vi fate a riconoscere. Ma io sono chiaramente Silvia, non l'avevate ancora capito? No, assolutamente, ai gemelli non bisogna fare mai preferenze, perché adesso parlerò esattamente gli stessi secondi che ha parlato. Per par condicio. Per par condicio, no, ma a proposito del raduno dei gemelli, questo è solo l'inizio, perché vuole diventare un appuntamento fisso anche per le prossime edizioni, in modo che ce ne saranno sempre di più, magari invaderemo Vezzadoglio e saranno più gemelli dei singoli. Ecco, sì. Vi facciamo vedere doppio. Allora, hai detto che tu vai anche d'estate, c'è un raduno estivo dei gemelli, in quante coppie arrivano? Quasi 200 coppie, quindi puntiamo a portarle tutte qui a Vezzadoglio. Ormai Vezzadoglio possiamo dire che è la capitale delle racchette da neve, non è uguale in Italia. Credo proprio che si possa dire, l'anno scorso avevamo fatto anche le Olimpiadi della Caspolada, per cui si conferma ancora quest'anno una presenza numerosa, molto numerosa, di partecipanti, di coloro che vengono volentieri a fare questa manifestazione, pertanto credo proprio che si possa dire che Vezzadoglio rappresenta, io non so, io dico in tutta Italia, magari in Europa, una delle gare prestigiose comunque per le Caspole. Quest'anno anche dalla Sicilia sono arrivati. Noi abbiamo dalla Sicilia, ma devo dire anche dalla Francia meridionale, perché proprio oggi incontravo il contratto delle persone qui in piazza che mi dicono che vengono addirittura da Bordeaux, per cui è la Francia meridionale, per cui vede che abbiamo una partecipazione che va ben al di là della provincia di Brescia, della stessa Lombardia, ma che va in tutta Italia e oltre i confini italiani.
La Caspolada al chiaro di luna di Vezza d'Oglio è un tassello importante nel grande puzzle della promozione turistica relativa all'immagine della Val Camonica e dell'intera provincia di Brescia. Tanti personaggi importanti qui a Vezza d'Oglio, ormai questo evento richiama tanta gente da tutta Italia e chiaramente tanta gente dalla Lombardia, tanti bresciani, in prima fila il presidente della provincia di Brescia. Presidente, un grande evento per la Vezza d'Oglio, per la Val Camonica, per Brescia, ma anche per chi ama lo sport. Sì, chi ama lo sport, Brescia ha sicuramente nell'alta Valle Camonica la sua capitale dal punto di vista dello sport invernale. Gli sforzi di questi anni hanno sicuramente portato grandi risultati, grandi consensi e grandi accessi alle nostre strutture. E questa è una manifestazione ormai che per alcune decine di anni cresce sempre di iscritti ogni anno. Quest'anno la neve ha fatto proprio il regalo delle ultime due giornate, gli sforzi degli organizzatori sicuramente sono premiati perché oltre 2500 iscritti in una condizione come quest'anno dove la neve ha lasciato molto a desiderare è uno sforzo che sicuramente viene premiato dalla presenza questa sera in piazza. Poi soprattutto tanta gente da tutta Italia, dalla Val Camonica, da Brescia, Bergamo, Lombardia, ma anche dalla Sicilia. Sì, devo dire che davvero ogni anno ci sono persone nuove e dimostra come la montagna lombarda e sicuramente la Valle Camonica e queste stazioni sciistiche sono sicuramente apprezzate da tutti, per cui a noi fa piacere che vengano da tutte le parti d'Italia, ma ci sono anche stranieri, per cui è sicuramente un'occasione ghiotta per conoscersi, per vedere queste belle montagne e poi magari per tornarci in estate. Cari amici telespettatori, lo spettacolo della Caspolada, la corsa con le caspole al chiaro di luna qui da Vezza d'Oglio in Alta Val Camonica ritorna subito dopo la pubblicità. Non toccate il telecomando. A tra poco con la seconda parte di Sport Odor TV.